Nonostante lo scetticismo, la fiera si fa. Esordisce così il sindaco di Cosenza Franza Caruso nel salone di rappresentanza a Palazzo dei Bruzzi, in occasione della presentazione della storica fiera di San Giuseppe che aprirà i battenti il prossimo 21 aprile, non come ormai avviene da secoli, il 19 marzo per lo stato di emergenza pandemico. Avuto per l'appunto proprio fino alla fine del mese di marzo. Avevo detto che la fiera si sarebbe tenuta per l'impegno assunto con i commercianti dal 20 al 25 aprile, la fiera si terrà a Cosenza, la fiera di San Giuseppe, dal 20 al 25 aprile. Saranno oltre 500 gli espositori e numerose sono ancora le richieste di partecipazione che stanno giungendo. Per cui sarà, come sempre, una fiera molto partecipata, dove ci sarà l'esposizione tradizionale dei prodotti proprio della fiera di San Giuseppe, per cui ci saranno i vimini, ci saranno le piante, ci saranno i lampadari, ci sarà tutta quella presenza di esposizioni che hanno da sempre caratterizzato la fiera di San Giuseppe. L'edizione di quest'anno, afferma il sindaco Caruso, ha un significato particolare. Non solo festeggiamo gli 800 anni della nostra cattedrale, non solo festeggiamo gli 800 anni del conferimento del gonfalone da parte del Vaticano alla nostra città, ma questa volta la fiera vuole festeggiare, vuole lanciare un messaggio che è un messaggio di pace. Questo è il significato della fiera quest'anno, tutto sarà rivolto verso questo auspicio, questa volontà, questo desiderio del mondo di ritornare alla pace in Ucraina. Quindi è un messaggio, ha un significato non solo di ripresa dopo 2 anni di sospensione di questa attività, quindi è un'apertura, è un inno alla vita, ma è soprattutto un inno alla pace.